tutte imperialine e benvenute in un altro nostro tutorial. In questo video andiamo a vedere come rendere plastiche le nostre fibre di vetro e fiberglass, per facilitare, diciamo così, poi l'applicazione sull'unghia naturale. Come vedete sono plastiche e flessibili. Le andremo appunto a rendere in questo modo utilizzando il nostro gel costruttore Rosa Sublime, che è un gel rosato che diventa trasparente, è un gel elastico. Non andate a utilizzare gel rigidi, altrimenti quando andrete a piegare e a ritagliare appunto le fibre rischiate che si spezzano. Se utilizzate appunto le fibre con il semi permanente, dovrete fare lo stesso procedimento utilizzando però la base Builder Strong Sock Off. In questo caso invece andiamo a vedere come farle con il gel. Allora prendiamo le nostre fibre, come vedete sono divise tutte in ciuffetti, ne andiamo a prendere due ciuffetti. Ho preso un foglio di carta delle nail form, quindi solamente ovviamente la parte della carta, e andrò a applicare le nostre fibre. Le apro bene, quindi in modo che non siano ammucchiate troppo, ma le vado bene ad aprire. Così. E andrò a fare prima un lato e poi l'altro. Fate anche un po' di pressione in modo da aprirle bene. In questo modo. Adesso, tenendo ferma una parte, quindi meno della metà, così all'incirca, vado a prendere il mio gel. Ne vado a prendere un pochino, una pallina diciamo così, e la vado a stendere facendo un po' di pressione, quindi così la stendiamo su tutta ovviamente la lunghezza, in modo che il costruttore vada bene su tutte le fibre. Quindi prendo un altro pochino. Questo modo, non vi preoccupate se andate fuori sulla cartina, anche perché poi dopo le andiamo a rifinire con le forbici, quindi l'importante è che fate un po' di pressione in questo modo, anche sulla punta, e andiamo a polimerizzare per 30 secondi. Terminata appunto la polimerizzazione, vado a fare l'altro lato, quindi riprendo il gel, una pallina, tengo fermo ovviamente la mia cartina e vado a fare un po' di pressione sulle fibre in questo modo, quindi su tutta la lunghezza. Facendo sempre, come detto prima, un po' di pressione. E vado sempre a polimerizzare per 30 secondi. Terminata la polimerizzazione appunto delle nostre fibre, andiamo a fare delle linee
delle linee guida, diciamo così, all'incirca di 2 cm, che ci serviranno quando poi andremo ad applicarle sull'unghia naturale. Quindi se sappiamo che facciamo delle lunghezze all'incirca medie, diciamo così, vado a fare appunto delle linee orizzontali sempre con il gel. Vado a prendere un po' di prodotto e lo vado a distribuire facendo appunto delle linee da parte a parte, sempre con lo stesso costruttore Rose Sublime. E vado di nuovo a polimerizzare per 30 secondi. Potete polimerizzare anche a 60 secondi. In questo caso, questo costruttore già a 30 secondi, diciamo che è perfettamente polimerizzato, quindi insomma, va bene sia 30 che 60. Terminata la polimerizzazione, andiamo a togliere la dispersione. Non ho preso pad, ma ho preso un semplice tovagliolo, perché faccio, diciamo, prima riesco a togliere la dispersione su tutta la superficie. Adesso vado a staccare le nostre fibre. Come vedete, sono molto molto elastiche. E vado a rifinire i bordi con le forbicine. Come vedete, essendo un gel elastico, non crepa, non si spacca. Se fosse stato un gel rigido, si sarebbe spezzato. Quindi Rose Sublime oppure Extreme Clear sono perfetti. Ed ecco qua. Ecco qua la nostra fibra, molto molto resistente, pinzabile, quindi potete tranquillamente pinzarla. Ed è molto sottile, per cui diciamo che una volta che viene applicata sull'unghia naturale non rimangano i fili sotto. Faccio vedere che sono perfettamente inglobati, non sono sfusi, per cui vi va a facilitare la stesura sia con il gel oppure con il semipermanente. Insomma, il risultato viene uguale. Ovviamente ricordo che se andate a fare un allungamento con il semipermanente, dovete fare lo stesso procedimento utilizzando la base Builder Strong Sock Off. Altrimenti, se appunto andrete a fare l'allungamento con Agrigel, dovete fare lo stesso procedimento con l'Agrigel. L'unica cosa, l'Agrigel, essendo un prodotto molto molto rigido, rischiate che si spezza, per cui io consiglio sempre di utilizzare appunto o Rose Sublime, che è elastico, oppure Extreme Clear anche per Agrigel, perché almeno non va a spezzarsi, ma rimane molto molto elastica, come potete vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi. Grazie mille per avermi seguito e ci vediamo al nostro prossimo tutorial.